Rieccoci di nuovo insieme, voi che siete degli habitué di Non Solo Roma, sapete che per raccontare al meglio l'attualità dei vari territori delle province del Lazio, noi siamo soliti appoggiarci alle principali testate giornalistiche di riferimento di ogni provincia. Nel caso di Ostia, siamo con i colleghi di Ostia TV, che io ringrazio perché ritroviamo la direttrice Silvia Tocci. Buongiorno e bentornata qui a Non Solo Roma. Buongiorno Claudio, buongiorno direttore, buongiorno a tutta la redazione, naturalmente alla vostra gentilissima regia. Allora, noi siamo pronti perché ogni settimana, grazie ai colleghi di Ostia TV, entriamo nello specifico di questo che è un territorio molto importante. Tra l'altro, un territorio che anche per questioni, io credo, no, di presentabilità al pubblico deve essere particolarmente attento alle tematiche del decoro urbano, le aree verdi che sono un polmone, ma anche una risorsa molto importante dal punto di vista turistico. Partiamo da qui perché c'è un'iniziativa di queste ultime ore che riaccende l'attenzione su questo aspetto. Esatto, Claudio. A Ostia c'è un bel fermento da parte dei cittadini, in particolare delle associazioni dei cittadini che tengono davvero a questo territorio. In particolare, sappiamo che a Ostia c'è un sentimento fondamentale che è quello verso l'autonomia amministrativa, si intende naturalmente, di questo territorio, una vera e propria città nella città e che quindi insomma necessiterebbe ovviamente di tante attenzioni, di tanti investimenti da parte dell'amministrazione in primis, ma come sappiamo insomma attualmente Ostia appunto è un semplice quartiere di Roma e come tutti i quartieri di Roma quindi ovviamente subisce delle carenze, un pochino di più forse anche per la lontananza appunto strutturale, urbanistica proprio dal centro della città e quindi dal Campidoglio, quindi diciamo degli interessi principali che appunto è proprio quello che ha fatto sì che negli anni, nei decenni, Ostia avesse questo moto di autonomia. Quindi in particolare proprio l'associazione I Love Ostia, insieme al comitato promotore per Ostia Comune, hanno organizzato un'iniziativa in questo weekend proprio per mettere in evidenza quelle che sono da una parte ovviamente le criticità in particolare delle nostre aree verdi, in primis la Pineta di Castelfusano che non è soltanto il polmone verde di Ostia, è un'area verde che aiuta tutta Roma ovviamente a migliorare insomma la propria condizione dell'aria, ma in generale questa Pineta è davvero importante, uno perché appunto dà più ossigeno, due perché dà tante zone d'ombra e oltretutto ospita tantissimi animali, una diversità sia dal punto di vista faunistico che floreale e arboreo, quindi insomma è davvero una ricchezza che va tutelata. Invece che cosa è successo? La Pineta sta morendo, questo insomma lo sappiamo ormai. Piano piano, una lenta morte che è stata affrontata male, nel senso che non è stata evitata come si sarebbe dovuto invece fare. La cocciniglia tartaruga, questo insettino, questo piccolo problema è diventato invece un enorme problema perché sta piano piano appunto facendo fuori tutti i nostri pini, pini che hanno decine di anni, forse qualcuno anche possiamo dire che ha superato il secolo, quindi c'è una situazione molto grave da questo punto di vista e le associazioni del territorio, ripetiamo in primis, I Love Ostia, il comitato promotore di Ostia Comune, hanno voluto mettere in evidenza questa grave problematica, quindi della salute della Pineta di Castelfusano e oltretutto della presenza all'interno di tanto degrado, quindi anche di accampamenti abusivi, discariche abusive, alloggi abusivi. Quindi, insomma, è una Pineta che deve essere realmente presa in considerazione. Abbiamo evitato che sparisse definitivamente a causa dei grandi incendi, miracolosamente fermati prima della distruzione totale. Poi è arrivato questo parassita invece a mettere in ginocchio in realtà tutti i pini di Roma, lo sappiamo bene. Però qui è un dramma vero e proprio, anche perché molti di questi pini insistono sulle strade del territorio e quindi quando muoiono, ovviamente mettono a rischio anche la sicurezza dei cittadini. Quindi bisogna intervenire. Le associazioni si muovono, appunto, hanno anche raccolto moltissime fotografie e video appunto durante questa passeggiata
proprio da mandare e da far visionare alle istituzioni, sperando insomma in qualche modo di sensibilizzarle e per farle intervenire al più presto, appunto. Quindi i cittadini, ecco, a Ostia abbiamo visto si danno da fare. Oltretutto, durante questa passeggiata erano presenti anche architetti paesaggisti. Esperti ovviamente di quella che è la natura locale e davvero insomma tanti cittadini innamorati del proprio territorio che vogliono fare qualcosa insomma per salvarlo e per migliorarlo naturalmente. Quindi Sicuramente stiamo bene parlando di queste un iniziative. polmone verde che merita davvero l'attenzione non soltanto dei cittadini, e fa piacere sapere che c'è così tanto interesse, no, attorno a questo, che è uno dei luoghi simbolo del vostro territorio, ma che naturalmente deve essere a questo punto preso in carico anche dalle istituzioni che ne avrebbero la competenza. Adesso ci spostiamo su una notizia di mobilità, no, di viabilità, perché anche le infrastrutture a volte acuiscono le distanze tra il centro e la periferia. So che c'è un cantiere che riguarda la Colombo che in queste ore è tornato a registrare un po' di fermento e questa è una notizia che ovviamente anche dal punto di vista della mobilità interessa chi vive ad Ostia. Esatto, non solo a Ostia, tutto il decimo municipio, appunto, in particolare. Tutti i pendolari che ogni mattina, appunto, da questo lontano territorio si avviano verso il lavoro nell'area centrale di Roma. La Cristoforo Colombo, insomma, è una croce un po' per tutti, questo è noto, e quando accadono situazioni come questa, ovviamente le cose peggiorano addirittura. All'altezza dello svincolo per Torino Mezzo Cammino. C'è stato un cedimento strutturale del ponticello che ha causato ovviamente immediatamente la chiusura della complanare per l'immissione sul raccordo anulare in direzione Napoli e Firenze, che appunto è subito dopo l'incrocio con via di Mezzocammino e che ha creato ovviamente nei primi momenti una tragedia vera e propria per quanto riguarda il traffico che era impazzito. Ci sono stati giorni di passione per chi appunto si doveva recare verso Roma, da Ostia, dal decimo municipio, tante polemiche ovviamente da parte dei cittadini, degli automobilisti. Nel frattempo il Comune di Roma ha iniziato a intervenire, è stata quindi aperta un varco per attraversare dalla corsia centrale sulla corsia complanare che porta appunto verso il raccordo, pochi metri dopo quello che è il naturale svincolo già esistente che appunto invece è interessato dai lavori. Quindi è stata, diciamo, riaperta, ecco, la complanare un pochino più avanti in modo da permettere comunque l'immissione dalla centrale verso il raccordo anulare, perché altrimenti era diventato impossibile prendere il raccordo dalla Cristoforo Colombo, insomma, davvero una situazione al limite del sopportabile. Quindi è intervenuto comunque, dicevamo, appunto il Comune, in particolare l'assessore ai lavori pubblici e alle infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini, ha assicurato appunto che sarebbe stato appunto aperto, questo è successo sabato, questo varco, insieme naturalmente al lavoro dei vigili urbani di Roma Capitale, per appunto consentire lo smaltimento del traffico, un normale svolgimento insomma del traffico urbano per chi appunto è costretto ogni mattina a farsi queste traversate appunto dal litorale fino al centro di Roma. Sono Quindi veri e adesso poi propri viaggi seguiremo della speranza. Ovviamente seguiremo, no, più o l'evolversi meno, di questo cantiere. siamo su Direttore. questo genere. Ovviamente c'è anche la Roma Lido, ricordiamocelo sempre, che diciamo dovrebbe supportare, ecco, e quindi anche far diminuire il traffico, ma spesso non funziona, nonostante ci siano stati dei miglioramenti, lo dobbiamo dire, negli ultimi mesi, e ci saranno sicuramente nel futuro, anche grazie a un piano della Regione Lazio, ma attualmente ancora i disagi si registrano, e quindi poi, se non dovesse funzionare la Roma Lido e la Cristoforo Colombo fosse in condizioni di impercorribilità, a questo punto saremmo davvero bloccati sul nostro territorio, che da una parte E non ci ovviamente dispiace, però l'augurio è vogliamo che anche andare ciò a non lavorare. accada. È certo, se no sarebbe bello vivere ovviamente dalle vostre parti. Su questo non c'è dubbio, ma Assolutamente. ahimè lo stipendio richiede di trasferirsi. Abbiamo un minuto, Infatti. direttore, poi devo dare la pubblicità, però chiudiamo con una bella notizia che conferma davvero la capacità del vostro territorio anche Ecco. di mobilitarsi per tante iniziative che hanno una finalità utile, come per esempio tenere pulita la spiaggia.
cosa è successo al Plastic Free di Ostia? Sì, c'è stata una raccolta di plastica in generale in tutto il paese, un'iniziativa, la Rescue Project, in questo caso Lazio, appunto, si è occupata della zona del litorale romano. Sono state ripulite alcune spiagge libere, in particolare della zona di Ostia Ponente, dove poi in realtà paradossalmente è attualmente la zona dove è ancora possibile fare belle passeggiate sul mare, perché l'erosione è minore rispetto alla zona di Levante. E qui però c'era una vera e propria distesa di rifiuti tra ovviamente bottiglie, lattine, mozziconi di sigarette, ma anche addirittura mobili abbandonati sulla spiaggia, anche un vecchio pattino che ormai non si poteva più utilizzare. Ecco, tutto questo è stato raccolto da circa 70 volontari che appunto hanno aderito all'iniziativa Plastic Free, una onlus che organizza ovviamente questa attività. E a Ostia appunto è un'attività che viene svolta spesso da tante diverse associazioni ed è sempre partecipatissima, sono sempre partecipatissime iniziative di questo tipo. Quindi ribadiamo il fatto che i cittadini di Ostia sono sempre pronti a prendere rastrello e scopa in mano per migliorare il proprio territorio, proprio perché appunto è un territorio che va assolutamente valorizzato, perché il suo valore è davvero grande e quindi è necessario che tutti ci impegniamo. Però naturalmente chiedono anche in questo caso i volontari più impegno da parte delle istituzioni, in particolare dell'amministrazione locale, per quello che è il decoro e la pulizia delle spiagge. Quindi insomma Ostia chiede soprattutto questo: attenzione dal punto di vista del decoro, della pulizia, ovviamente anche della parte strutturale, quindi la situazione di marciapiedi, strade, buche e quant'altro, anche perché lo abbiamo raccontato la scorsa settimana, questo è un territorio oltretutto molto inclusivo per le persone diversamente abili, in particolare quelle con la carrozzella. Questo è un territorio pianeggiante che può ospitarli, però con le buche nei marciapiedi non va bene né per loro né per tutti gli altri cittadini. Quindi impegniamoci per questo, i cittadini lo fanno. Assolutamente. Io ringrazio Silvia Tocci, direttrice di Ostia TV, che naturalmente ci permette ogni settimana di focalizzare i temi che fanno maggiormente discutere e dibattere il territorio del litorale. Grazie davvero per essere stata con noi. Appuntamento alla prossima settimana e buon lavoro, ovviamente. Grazie a voi, buon lavoro a tutti e buona settimana. Ci fermiamo un attimo, la pubblicità e poi l'ultima parte di questa puntata di Non Solo Roma qui su Radio Roma News, al canale 14 del Digitale Terrestre. State con noi.